Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi una novità molto interessante, è il nuovo Google Pixel 3a XL. Viene presentato proprio in queste ore a Mountain View, quindi a due passi da San Francisco, la novità. Se ne è parlato tanto nei mesi scorsi, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL. Nelle mie mani la versione più grande, la versione XL, nel suo colore nero. Arriva il colore bianco, non arriva invece sul mercato italiano il colore purplish, vicino più a rosa in realtà che al colore porpora. Ma cosa cambia rispetto al Pixel 3 e al Pixel 3 XL? Per rispondere a questa domanda ho messo i due prodotti uno accanto all'altro. Intanto probabilmente potrete notare che c'è un notch sullo schermo del Google Pixel 3 XL, invece non esiste alcun notch, c'è un display più tradizionale invece su Google Pixel 3a XL. 6,3 contro 6 pollici, mentre nelle versioni più piccole Google Pixel 3 e Google Pixel 3a diagonali del display sono da 5,6 pollici. In tutti i casi parliamo comunque di un display OLED. Cerchiamo di capire anche quale altra differenza. Giro per questo il telefono. Vedete come il design venga mantenuto più o meno allo stesso livello, ma c'è il vetro sulla parte posteriore del Google Pixel 3 XL, mentre sul 3A c'è materiale plastico. Questo significa che una delle differenze fondamentali è che non ci sarà la ricarica wireless che invece è disponibile sul Pixel 3 e Pixel 3 XL. Quindi questo vuol dire che non potrà essere utilizzato il Pixel Stand. 64 GB di memoria con 4 GB di RAM. C'erano due versioni invece di Pixel 3 da 64 o da 128 GB. Altra differenza fondamentale, il processore. Parliamo infatti di uno Snapdragon 670 nel nuovo modello, era lo Snapdragon 845 in quello precedente. Vi mostro più da vicino Google Pixel 3a XL perché c'è un dettaglio da notare, c'è il connettore da 3,5 mm per le cuffie che non c'era invece sul Pixel 3. Sulla parte inferiore sempre il connettore USB Type-C. Elementi di differenza, non c'è il group selfie, ovvero non c'è la possibilità di avere il grandangolo sulla fotocamera anteriore. Sulla parte posteriore sempre una singola fotocamera, sempre da 12 megapixel, con tutte le caratteristiche che abbiamo già conosciuto con il modello precedente del Pixel. Diciamo che al di là delle differenze che abbiamo già visto nei due modelli, quindi manca il wireless charge, c'è un processore meno potente, c'è un materiale diverso a livello di composizione, quello che trovo che sia assolutamente fondamentale è il fatto che l'esperienza Pixel rimane la stessa. Parto dalla fotocamera, dove tra l'altro c'è una nuova modalità time-lapse che in precedenza non c'era sulla fotocamera del Pixel, ma vengono mantenute tutte le caratteristiche fondamentali. Il selfie con l'uso dell'intelligenza artificiale, non solo, perché oltre a questo c'è la possibilità di utilizzare la modalità ritratto anche con la fotocamera principale, pur essendo una fotocamera singola, c'è comunque l'uso dell'intelligenza artificiale che crea l'effetto bokeh. E poi lo scatto notturno, lo scatto migliore, insomma tutte le modalità che abbiamo conosciuto nel modello Pixel 3 e Pixel 3 XL vengono mantenute anche sul modello 3A e 3A XL. Questo credo che sia l'elemento fondamentale. L'esperienza Pixel non cambia. Il software ovviamente è Android nella sua versione più recente, con tutto quello che questo porta con sé, un'ottimizzazione della batteria, un'ottimizzazione anche dello sfruttamento del processore. È vero, Snapdragon 670 è meno potente rispetto al modello superiore, ma bisogna dire che si comporta comunque nel migliore dei modi. C'è un aspetto che vi voglio presentare di questo telefono che forse non è facile rendere con l'audio del mio microfono, ma è la qualità della riproduzione audio. Intanto faccio notare un dettaglio:
che è audio stereo anche in questo caso, un po' diverso rispetto alla situazione di Pixel. Vi porto Pixel aveva l'altoparlante in questo punto. Allora qui c'è un altoparlante nella parte inferiore, viene utilizzata la capsula per la riproduzione e l'audio devo dire che ha una qualità pari a quella di pochissimi altri telefoni che sono presenti sul mercato. Diamo un occhio anche alla qualità della navigazione. Il processore, lo Snapdragon 670, è tutto sommato veloce, affidabile e tra l'altro permette di utilizzare tutte le funzionalità tipiche dei Pixel, ad esempio le gestures, che sono tantissime, da quelle per il comando del telefono, che conosciamo ormai molto bene, sino ad esempio al fatto di utilizzare il flip to switch, cioè girare il telefono per silenziarlo, schiacciare due volte il pulsante per l'accensione della fotocamera, invece scuotere il telefono per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore. Sono tutte funzionalità che sono state mantenute anche nel Pixel 3a e nel Pixel 3a XL per un'esperienza Google veramente completa. A proposito di esperienza Pixel completa, c'è l'Always On Display e poi anche la possibilità di gestire il Pixel. Vedete, al suo sblocco avete essenzialmente la funzionalità At a Glance, quella che vi dà il primo impegno disponibile e le informazioni comunque che sono utili per la vostra giornata. C'è il sensore delle impronte digitali nella parte posteriore del telefono che può essere utilizzato anche per alcune delle gestures, ad esempio per leggere le notifiche semplicemente sfiorando il sensore posteriore. Altra funzionalità fantastica che è stata mantenuta nel Pixel 3a e 3a XL è il Now Playing, cioè il vostro telefono riconosce in automatico la canzone che state ascoltando anche quando è in standby. Semplicemente mentre ascoltate una canzone vi apparirà in automatico il titolo del brano che state ascoltando sul vostro Always On Display. Tra le cose che mi piacciono molto c'è anche la search bar sempre presente sotto la dock. Qualunque cosa voi facciate con il vostro telefono, vedete, la search bar rimane sempre disponibile. E poi ci sono i pulsantini che vi servono per vedere quando una particolare applicazione ha ricevuto una notifica. Non solo, perché ci sono anche poi le icone che possono essere utilizzate in maniera adattiva, cioè avere un contenuto che cambia a seconda della giornata. Guardate ad esempio il calendario che traccia la data del giorno in cui questo video viene registrato. Voglio tornare per un attimo sulle modalità della fotocamera perché sono veramente tantissime. Basta aprire la fotocamera, andare a vedere le modalità supplementari, troviamo le foto notturne, troviamo foto sphere, cogli l'attimo che è un altro di questi spazi che possono essere utilizzati. E poi vedete le foto panoramiche, la modalità ritratto, la modalità video con una qualità di ripresa che è veramente invidiabile e poi come sempre la presenza di Google Lens, ovvero la capacità della fotocamera di inquadrare un oggetto o una situazione in cui vi trovate e di cogliere delle informazioni che possono essere utili, che sia questo un monumento di cui conoscere la storia oppure un oggetto che vorreste comprare. Rimaniamo ancora un secondo sulla fotocamera perché c'è un altro elemento importante per quanto si registra i video, perché non c'è solo la stabilizzazione digitale sulla fotocamera principale, quindi sulla fotocamera anteriore, ma anche sulla fotocamera frontale che rimane ora bloccata, praticamente agganciata ai volti e quindi vi permette di stabilizzare la vostra ripresa mantenendo il volto in posizione fissa. C'è anche la possibilità di fissare il fuoco riguardo a degli scatti che state facendo su un oggetto per non perdere mai il fuoco anche quando magari l'oggetto che volete fotografare è in movimento. Veramente una qualità della fotocamera che è superlativa per il prezzo a cui vengono posizionati Pixel 3a e Pixel 3a XL, 399 euro per la versione più piccola, 479 euro per quella più grande.
C'è un altro dettaglio che mi piace sottolineare, è quello cioè dell'Active Edge. Rimane infatti disponibile la opzione per cui schiacciando il bordo del vostro telefono potete chiamare immediatamente a raccolta il vostro assistente virtuale, l'assistente di Google. E poi, a proposito di assistenza, altro elemento importante: avete infatti l'assistenza con la realtà aumentata quando navigate con il vostro telefono e in particolare vi muovete a piedi. Questo è particolarmente utile, no? Potete cioè fissare una destinazione e avere davanti a voi la rappresentazione grafica di qual è la direzione che dovete seguire con l'aiuto della realtà aumentata. Questa è una funzionalità davvero comodissima che userete un miliardo di volte. Ci sono anche alcune funzionalità avanzate molto interessanti, ad esempio il fatto che se usate Google Pixel avete unlimited storage delle vostre fotografie con Google Photo alla qualità più elevata. C'è una funzionalità relativa alle chiamate che purtroppo non è disponibile nel nostro paese, quella cioè dell'analisi del numero in arrivo per dirci chi ci sta chiamando anche quando non è la nostra rubrica. Interessante invece il supporto automatico a duo, quindi potete passare da una telefonata a voce a una videochiamata per chi utilizza duo senza dover interrompere la conversazione. Batterie 3000 mAh per la versione più piccola, 3700 mAh per la versione XL con la ricarica che arriva fino a 18 Watt. Abbiamo detto, non c'è la ricarica wireless, ma c'è la carica veloce che comunque vi permette nel giro di pochi minuti di avere diverse ore di autonomia. Il prodotto è leggerissimo, comodo da impugnare, forse non fa meraviglie per quanto riguarda il design, che è molto molto semplice, ma bisogna dire che la qualità complessiva dell'esperienza d'uso è veramente elevata. Per questi primi giorni in cui l'ho potuto provare, ho trovato il Google Pixel 3a XL veramente molto molto gradevole.